Buonasera, siamo qui, siamo numerosi, siamo qua per un appuntamento importante, il terzo appuntamento del ciclo primaverile degli incontri con l'autore e Caffè delle Scienze organizzato dall'Associazione Maestre Mia per aumentare l'interesse dei maestrini, a cui noi teniamo tutti molto, nei confronti non solo della cultura in generale, della letteratura, dell'arte, della musica, ma anche della scienza. E come dicevo, questo è il terzo appuntamento della sessione primaverile. Stiamo organizzando in modo molto attivo la parte che riguarderà la sessione autunnale e penseremo anche di articolarlo in modo un po' diverso, probabilmente anche cominciare a dare una differenziazione tra la parte culturale e la parte scientifica, in modo da spostare l'appuntamento, invece che alle 16 come in questa prima sessione, farla alle 17:30, che magari è un orario che può raggruppare più pubblico. E ringraziamo anche questa volta la gentile ospitalità del 9 Bistrò nella persona del suo gestore, che è Andrea Carcanella, che molto gentilmente ci ha ospitato adesso e c'è in questi tre appuntamenti che speriamo continui anche per i prossimi. E quindi più tardi ci sarà, alla fine, alle 17:30, alla fine di questa parte culturale, ci sarà la parte scientifica, e poi ci sarà un mio collega che presenterà questa parte scientifica, e alla fine verranno distribuiti poi gli inviti, per chi è interessato, al concerto che si terrà martedì 28 maggio alle ore 21 al Duomo di Mestre, un concerto organizzato dall'Istituto della Pietà, di cui io sono presidente, e quindi mi fa piacere anche per gli amici di Maestre Mia, chi volesse partecipare, è naturalmente gratuito, e quindi noi dopo distribuiremo i biglietti. Credo di poter cominciare. Benissimo. Allora, di nuovo buon pomeriggio a tutti, siamo qui per questo appuntamento direi raro, perché oggi parleremo di un autore, di un pittore, di un incisore molto importante a livello internazionale, che ha una storia molto intensa alle sue spalle, e si chiama Safet Zec, è un pittore bosniaco, e che sarebbe dovuto essere qui oggi pomeriggio, però è ammalato ed è a Sarajevo adesso. Però abbiamo comunque una persona importante della sua famiglia, abbiamo Anna Zec, che è la figlia e che è la sua curatrice, e quindi si occupa dell'organizzazione di tutte le sue mostre a livello internazionale, e poi si cura anche dei cataloghi e di tutta la parte pubblicitaria che riguardi la produzione di suo padre. Lui è appunto Safet Zec, e è un artista che ha, come dicevo, una storia di sofferenza alle spalle, perché lui ha cominciato nel suo paese comunque ad avere un grande successo dopo aver fatto studi specifici ed essersi fatto conoscere per il suo stile particolare di arte. Poi, quando è scoppiata la guerra fratricida nel suo paese, ha dovuto scappare con tutta la sua famiglia ed è venuto in Italia, e però ha dovuto lasciare lì tutta la sua produzione precedente. Quindi immaginate per voi le creature, perché i quadri sono delle creature vere e proprie per chi li ha eseguiti, e doverle lasciare in un posto dove non si sa che fine faranno, e dover ricominciare poi tutto da capo, perché in Italia ha dovuto ricominciare tutto da capo. E quindi io direi questa di oggi sarà una conversazione con qualche domanda fatta appunto da me, ma poi la spiegazione sia per quanto riguarda la vita dell'artista che anche la produzione e le mostre le spiegherà appunto Anna. Intanto voi sui monitor potete vedere dei video che sono stati girati, che sono molto significativi per far capire sia la personalità dell'artista, ma anche la sua produzione, e poi vi daremo delle informazioni specifiche. Quindi direi, Anna, chi è Safet Zec? Qual è in sintesi la storia che lo ha portato ad esprimersi con un tipo di pittura così intensa e particolare, che tocca veramente i cuori di tutte le persone che vanno a vederlo? Buongiorno, buonasera, buongiorno. Allora vi faccio un po' di un riassunto di come ha iniziato
ha iniziato a disegnare, a disegnare soprattutto molto presto, all'età di 9-10 anni. E aveva un talento precoce, quindi ha potuto, anche se la sua famiglia non c'erano artisti prima di lui, erano i genitori, il suo padre era artigiano e anche i suoi fratelli erano numerosi, però gli hanno permesso, in quell'epoca erano anni 50, 60, gli hanno permesso di fare studi di belle arti, di arti e di belle arti. Ha fatto prima la scuola di arti a Sarajevo, dove viveva, e poi per continuare a un livello più alto, quindi per continuare l'accademia, ha dovuto scegliere tra, in quell'epoca nella ex Jugoslavia c'era Zagabria e c'era Belgrado, e lui aveva scelto di andare a Belgrado. Quindi ha finito le belle arti a Belgrado e è rimasto a lavorare lì fino alla fine degli anni 80, quando la città di Sarajevo gli propone di tornare nella sua città e gli propone uno spazio di lavoro. E quindi nell'88 lui rientra da Belgrado a vivere a Sarajevo e 4 anni dopo è costretto ad andarsene. È costretto ad andarsene nel senso, è partito da Sarajevo non sapendo molto quando, a che momento sarebbe potuto rientrare, ed è successo quello che sappiamo, non so se devo fare tutta la storia del conflitto, però non c'è stato un rientro sereno e immediato. E quindi lui ha cercato per 4-5 mesi, ha cercato nel 92, ha cercato un posto dove fermarsi, dove poter produrre qualcosa, sapendo che non può recuperare le sue opere, non può organizzare una mostra, non può mostrare un catalogo perché non aveva niente. E quindi si stabilisce a Udine. Perché Udine? Perché aveva da anni, a quell'epoca da anni aveva un invito di uno stampatore d'arte di venire nel suo studio, nella sua stamperia, a realizzare un'edizione, e lui in quel momento, non avendo niente sotto mano, ha deciso si è ricordato di questo invito e è andato a trovarlo. E questo signore gentilissimo è diventato poi suo amico, suo collaboratore, lavorano tutt'oggi insieme. Gli ha proposto, siccome era estate, gli ha proposto di lasciargli le chiavi del suo studio, e in quell'estate lì lui è riuscito a produrre un certo numero di incisioni che poi gli hanno permesso di mandare avanti la famiglia, perché c'era anche la famiglia, e di poter mandare le sue incisioni a una galleria che aveva in Germania. E così è passato, così è iniziata l'avventura in Italia, e a Udine è rimasto abbastanza a lungo, 4-5 anni, e è riuscito a produrre un numero abbastanza importante di opere nuove, che però avevano, io adesso non so, bisognerebbe far vedere un po' che cosa produceva nella ex Jugoslavia, che tipo di pittura era, e quando ha ricominciato a lavorare in Italia ha completamente cambiato la tavolozza, i soggetti sono rimasti più o meno quelli di un'epoca, quindi degli alberi, dei paesaggi, delle facciate, delle finestre, e solo che erano completamente cupe, aveva cambiato anche i materiali che usava, e ha cominciato a usare tantissimo la carta da giornale, quindi quello che leggeva sui giornali, che raccontava della guerra in Bosnia, li incollava sotto i suoi disegni. E quindi sono in qualche modo queste opere sono rimaste segnate di quegli eventi. Quindi già nel 93 ha fatto una mostra a Conegliano, al Palazzo Sarcinelli, dove ha potuto presentare tutte queste nuove cose che aveva prodotto, e
ha potuto avere un catalogo, ha potuto, insomma. E, vabbè, mi fermo qua forse per l'inizio. Sì. Ecco, come sentite, quello che colpisce è il fatto che lui abbia cominciato proprio per, probabilmente per esternare la sua disperazione sui fatti della sua patria, ha cominciato a, a mettere, a stendere questi fogli di giornale su cui poi fare, su cui poi dipingere. Ed è quello che lui ha fatto anche con la mostra Exodus, che è quella che è stata esposta, il ciclo pittorico che è stato esposto nel 2017 in occasione della Biennale alla Chiesa della Pietà e che ha, è stata visitata da quasi 200.000 visitatori. E lui, perché questo? Sono sicura, perché ormai lo conosco bene, anche in questo caso questo ciclo di abbracci l'ha fatto su carta da giornale, perché parlava della migrazione, quindi qualche cosa che lui aveva vissuto in prima persona e che quindi voleva trasmettere proprio in questo modo, come diceva appunto Anna prima, sulla carta di giornale che riportava le tragedie che succedevano in quel periodo. Ecco, tu dicevi che è stato a Udine, ha cominciato, poi ha cominciato ex novo, però poi è venuto a Venezia. Sì. Come mai è venuto da Venezia e che cos'è che lo ha fatto restare qua? Che cos'è che ha percepito della nostra città che lo ha poi convinto ad avere casa, ad avere il suo atelier qui e quindi a espandere la sua opera? Allora, Safed, c'è una bellissima storia con Venezia che è molto precedente al suo arrivo nel 98, quindi 20 anni fa a Venezia. Lui ha fatto un viaggio di quelli che erano i viaggi di studi, insomma, hanno fatto un viaggio con i professori di storia dell'arte, hanno fatto un viaggio a Venezia. E lui si è perso al confine, è sceso dall'autobus e l'autobus è partito senza di lui. E quindi lui è arrivato ha fermato delle macchine, insomma, è arrivato a Venezia e ha deciso, si è detto: vado in piazza San Marco e aspetto lì. A un certo punto il mio gruppo arriverà, li ritroverò. E quindi ha avuto. È rimasto in piazza San Marco non so quante ore e ha potuto, vabbè, aveva già studiato prima di arrivare lì, ma essere lì e passare così tante ore e impregnarsi ha lasciato un bel segno per dopo. Quindi Udine era un po' un ripiego, perché era un sì, e lui ha sentito a un certo punto, dopo 5 anni che stava in Italia, ha sentito che per il suo lavoro sarebbe importante andare in una città più grande, una città dove c'è più movimento intorno all'arte, quindi poteva essere Roma, poteva essere Bologna, poteva essere Venezia. E infatti ha deciso di perché comunque resta vicino al Safed, viaggia sempre in macchina, quindi rimaneva un punto accessibile per rientrare in Bosnia. E quindi è arrivato a Venezia e ha cercato per tanto tempo uno studio adatto, quindi uno spazio che potesse, dove potesse fare delle opere molto grandi, perché fa dei formati abbastanza importanti. E dopo una decina d'anni dove ha occupato degli studi molto più simili a delle abitazioni, è riuscito a un certo punto a trovare quello che oggi è il suo studio, che era un'ex falegnameria, che è uno spazio particolare per Venezia e è molto adatto per questo tipo di attività. E, è possibile visitare lo studio, sì, oltre alla mostra che è alla Pietà in questo momento, quindi è un invito sempre valido per chi fosse interessato. Sì, lo studio è veramente affascinante, perché si varca questa soglia e si entra in un mondo completamente proprio artistico, cioè l'arte che impregna l'aria.
e c'è una poltrona, una vecchia poltrona dove ci si può accomodare e ci si sente quasi veramente in un altro mondo, quindi inviterei proprio chi fosse interessato. Questi video che stiamo guardando sono accessibili su internet, quindi si possono guardare comodamente da casa con l'audio. Adesso oggi abbiamo fatto questa scelta di farvi vedere qualche immagine, ma si possono vedere, quindi c'è anche un breve video di 5 minuti dove si vede lui lavorare nel suo studio. Ecco, a parte l'opera pittorica di cui poi continueremo a parlare, lui è anche un incisore. Infatti uno dei video che probabilmente passerà fa vedere proprio la preparazione per l'incisione. E, che soggetti tratta con quest'opera di incisione? Sono gli stessi oppure si indirizza verso obiettivi diversi? Safed fa tutto, più o meno tutte le, come vedete qui dietro di noi abbiamo portato dei bozzetti per quella che è la mostra ora alla Pietà di Abracci, e più o meno tutti i temi che ha trattato in pittura è riuscito a trattarli anche in incisione. E poi nell'incisione, in questo mondo dell'incisione, ci sono diverse tecniche e lui le ha usate più o meno tutte, dalla punta secca, acqua forte, acqua tinta, cera molle, insomma tutte le più usate. Forse la maniera nera non l'ha mai fatta, ma perché è quella più particolare, insomma bisogna aver scelto di quindi sì, tutte le tecniche gli sono. Non ha sempre fatto incisione, ha cominciato prima col disegno e la pittura, però negli anni 80 ha cominciato questo studio di incisione in un piccolo villaggio della Bosnia e da quel momento proprio è entrato dentro, e per lui è forse una sfida ancora più grande che quella della tela. Il fatto di confrontarsi con una lastra di metallo che bisogna incidere con una punta e poi lavori praticamente quello che a destra sarà a sinistra, lavori in negativo, è veramente una sfida. È molto più difficile fare l'incisione che dipingere. Ecco, Gian Domenico Romanelli, critico d'arte, ci ha spiegato in modo direi magistrale il ciclo pittorico di Exodus e anche quello di Abracci che c'è tuttora alla Pietà, che è quello che è appena stato esposto. Safed si è ispirato anche ad artisti precedenti. Chi sono questi e come mai? Certamente è stato molto influenzato dai grandi maestri del Rinascimento italiani. Sono tutte cose che lui ha prima studiato e poi è veramente andato a vedere. Rembrandt è andato a vederlo ad Amsterdam quando era giovane, adesso da anziano non è, però torna sempre a vedere i grandi maestri in mostra e il suo più grande maestro penso sia Rembrandt, nel senso che lui da quando è giovane è rimasto affascinato da quest'artista, dalle sue opere, e non è che ha cercato di raggiungerlo, non di superarlo, sì. Perché già aveva detto da ragazzo, ha detto no, è impossibile, però questo è il mio obiettivo, voglio arrivare a questa maestria, o almeno sì. Avvicinarmi. E poi è molto affascinato lui lavora molto anche con la fotografia, apprezza molto la fotografia, e quindi gli è successo anche di riprendere delle foto. Per esempio ha ripreso la foto di Doisneau, non so se avete visto, all'inizio c'era questo personaggio che era una specie di Charlot, e quindi ha ripreso anche delle fotografie, ha ripreso delle fotografie di Tina Modotti, che sono foto degli interni messicani, insomma l'ha ripreso poi in pittura, non ha copiato veramente, ha adattato
queste fotografie a delle pitture che mettono. Grazie. Allora, Sofia Zecca ha ricevuto un grandissimo onore di poter esporre una sua opera magnifica da vivente nella Chiesa del Gesù a Roma, addirittura inaugurata dal Papa Francesco. E quindi questo è un particolare che è molto importante in un'epoca come questa, in cui si celebrano gli artisti defunti e magari vengono portati agli onori delle cronache, mentre Sofia Zecca è una persona che, come potete vedere, con la sua forza espressiva e anche la sua personalità, perché voi l'avete visto, non l'avete sentito, ma avete visto sul video, è una persona semplice, è una persona che anche se non parla comunica. E comunica con gli occhi e comunica talmente tanto che commuove, anche se non parla, però lo guardi ed è molto intenso. E quindi gli è stata, diciamo, commissionata, mi pare, quest'opera, e mi piacerebbe che ne parlassi perché ne vale la pena. Il successo era il 2013 e è stato invitato da, credo, ai Musei Vaticani. Comunque c'era una parte della commissione, erano esperti d'arte, e poi l'altra parte della commissione erano esperti di religione, erano dei religiosi. Quindi hanno invitato un certo numero, se erano 20 o più, artisti a partecipare a questo concorso. E poi c'è stata una prima selezione, e poi soprattutto erano molto chiari che chi avrebbe portato avanti il progetto avrebbe dovuto sottoporsi a un certo numero di richieste, nel senso, chiedevano un'opera d'arte, però avevano anche delle esigenze, perché quest'opera doveva collocarsi dentro una cappella dove sono sepolte tre persone, tre gesuiti di tre epoche diverse, e quindi dovevano figurare fisicamente con i loro ritratti. E quindi stiamo vedendo delle immagini, un po' di immagini dei bozzetti di come è stato portato. E Safet è stato invitato a partecipare perché aveva già realizzato delle opere, aveva già realizzato delle deposizioni, e quindi avevano visto nei suoi cataloghi, nelle sue mostre, avevano visto, e quindi hanno detto lui potrebbe, e effettivamente lui è andato avanti nel progetto, ha presentato più schizzi, c'erano più tappe, e è arrivato tra i primi due, e poi è stato scelto perché il progetto finale che ha presentato, insomma, è andato molto bene. E poi ha avuto pochissimo tempo per realizzare l'opera, che sono 3 metri di tela di altezza, e vedrete qui nel video forse la dimensione, ha dovuto salire, aveva tutto un sistema per poter dipingere la parte alta, e quindi niente, è andato con questo concorso, e insomma è stato concluso, penso, nel 2014, nel mese di maggio gli hanno detto di sì, e gli hanno detto però noi il 27 di settembre dobbiamo inaugurarla. Quindi hanno messo tanto tempo per scegliere, ma hanno lasciato poco tempo all'artista per realizzare l'opera. E niente, effettivamente il 27 settembre eravamo alla Chiesa del Gesù e abbiamo incontrato il Papa per 5 minuti. È stata una grandissima emozione. E poi quello che commentavamo l'altro giorno insieme, noi abbiamo visto questa pala per tanti mesi, per tutta quell'estate, appoggiata per terra nello studio, e non riuscivamo a capire, non riuscivamo a dire è bella, però quando l'hanno posizionata nel suo, perfetto, abbiamo capito quello che lui aveva, quello che vedeva l'artista. Sì, sì. A quel punto sì, abbiamo detto è fantastico. Dovrebbe anche, quindi sì, credo, quindi vi invito, quando andate a Roma, di fare un salto alla Chiesa del Gesù, e subito nella seconda cappella a destra, e l'opera rimarrà lì, perché adesso sarà, che è una cosa, questo tipo di concorso, questo tipo di operazione è rarissimo oggi. Quindi sono molto contenta che è riuscito.
ad avere questa esperienza. Bene, quindi sì, dovete assolutamente, dobbiamo, perché io sono andata a Roma l'ultima volta, ma per la nostra Exodus, però ognuno di noi potrà dire io lo conosco, perché è da noi. E torniamo a Venezia, quindi dicevamo che nel 2017 c'è stata l'esposizione di questo ciclo pittorico che è stato ideato e fatto proprio in 3 mesi soltanto. E quest'anno lui si è presentato con un nuovo ciclo pittorico che si chiama Abbracci, e anche in questo caso dietro a questo titolo c'è una storia amara, la storia amara di 2 giovani innamorati, Bosco e Amina, lei musulmana, sì, e lui ortodosso, innamorati, quindi ci sovviene la storia di Romeo e Giulietta, e non sarebbero potuti stare insieme, si sono innamorati e questi 2 ragazzi vengono uccisi dai cecchini su un ponte e vengono lasciati lì per 7 giorni e 7 notti. E questa nel loro paese, in patria, ha destato una grande commozione, e naturalmente l'ha destata anche nel maestro, che ha voluto esprimere con questo ciclo Abbracci, li aveva già fatti in altri, anche in altri quadri, però quelli che sono esposti alla Pietà adesso sono bellissimi, perché rappresentano l'abbraccio di 2 innamorati, poi ci sono quelli che rappresentano l'abbraccio del padre col figlio, degli amati, della mamma, e diciamo che c'è sempre un fil rouge che tocca tutti i quadri di Safed Zeck, e questo è molto importante, perché c'è sempre una continuità sia nella pittura che anche nella comprensione che poi viene assorbita dagli spettatori, dal pubblico. E vuoi dirci qualcosa di più di questa mostra? Allora, parliamo anche di Exodus, perché era un grande evento anche quello. Adesso questa mostra a Roma, sempre dentro un oratorio, si chiama Oratorio del Caravita, e stiamo cercando di farla viaggiare anche in altri, perché è stata anche in un'abbazia nel Friuli, e stiamo cercando di farla viaggiare, e il nostro desiderio sarebbe poterlo far arrivare a, per esempio, a Bruxelles, per esempio, però almeno farla viaggiare in Europa. Ci sono stati anche altri inviti, perché il mondo ha visto questa mostra a Venezia, sì. E ci sono state già proposte per portarla in India, per portarla in altri paesi, però sono cose molto molto lunghe e complicate. E Exodus è nato dall'invito della Pietà a investire lo spazio per la prima volta con delle opere d'arte non permanenti, però durante il periodo della Biennale, ed è stato fatto, diciamo, su misura e adesso la mostra che c'è ora degli Abbracci è completamente diversa, ha un rapporto con lo spazio completamente diverso, ma è sempre pensato per la Pietà. E gli Abbracci sono... Safed nel suo, diciamo, la prima parte della sua opera che ha realizzato in Bosnia, non ha mai... Sì. Ci sono le foto, sì, sì. Ci sono le riprese, sì. Appunto del trasporto, come avete visto, della deposizione, sì. E questa è la chiesa, e adesso state a vedere la bellezza, perché bisogna veramente ammirarla, a parte la chiesa che è splendida, ma proprio la collocazione della tela è eccezionale. Questo è la sera questa è la cerimonia che era il bicentenario della Compagnia di Gesù, sì. È stata inaugurata a quell'occasione lì, cioè non era tutto intorno alla pala, la pala era parte della cerimonia, ecco. Finale. Questa. E questo è l'incontro che è avvenuto nella sagrestia, dove questo non è una pala, questo è un piccolo omaggio per un bozzetto di queste dimensioni. Eccola. È proprio perfetta. Sì.
Sì, queste sono le riprese del giorno, sì, quando l'hanno installata. E c'è l'artista che controlla, perché sì, non so se vedete, perché lui è sempre lì. Ecco, scusa se ti interrompo, ma credo che fosse importante ammirarla per com'è. No, volevo solo dire, sì, per tornare agli abbracci, che non... ovviamente lui ha studiato come si dipinge un corpo, sì, l'anatomia del corpo umano, però non l'ha mai fatto fino all'arrivo in Italia, non ha mai dipinto, ha fatto dei ritratti forse, sì, ma non era un soggetto, il corpo umano non faceva parte, erano piuttosto paesaggi, delle cose delle nature morte, e comincia a dipingere gli abbracci quando comincia a vedere, è tutto basato anche sulla stampa internazionale, sulle foto che vedeva in quell'epoca, e quindi comincia a dipingere gli abbracci, e anche Exodus è nato dalle foto della stampa, sì, sono tutte riprese da e quindi quello che è bello negli abbracci è, per esempio, se guardate l'ultimo lì, qualcuno mi diceva, rappresenta il momento di un addio o di un incontro? Si sono appena lasciati, si stanno per lasciare o si sono incontrati? E è quello che succede anche nelle sue tavole, nelle sue nature morti. Qualcuno è appena andato via, ha appena finito, o è pronta per qualcuno, per accogliere qualcuno. Quindi c'è questa presenza senza, sempre nei suoi quadri. Infatti questo è uno dei motivi per cui faccio una breve digressione, alla Pietà abbiamo accolto a braccia aperte Safezek, perché la chiesa è sempre rimasta chiusa alle esposizioni della Biennale, perché è una chiesa consacrata e su indicazione precisa del Cardinale Scola, non a me, che me l'ha proprio fatto promettere, ma non ha avuto problemi con me, non voleva che ci fossero delle esposizioni che non fossero appunto legate a qualche cosa di sociale e comunque di religioso, e cosa che abbiamo mantenuto fino a quando abbiamo visto Safezek. Anche la mostra Exodus, che appunto diceva Anna, è stata tratta, lui si è ispirato dalle foto sui giornali, aveva un'altra, una di queste tele era quella riferita con riferimento al bambino che era stato trovato sulla spiaggia, non mi ricordo il nome francamente del piccolo, Alan si è riverso sulla spiaggia, ed è una delle cose più toccanti che francamente le persone abbiano mai visto, perché è riuscito, l'abbiamo visto in tutte le foto di tutto il mondo, però dipinto in quelle dimensioni così grandi sembrava di essere lì proprio davanti a guardarlo. E quindi noi abbiamo accolto veramente a braccia aperte un uomo, un artista che riesce ad esprimere con tale intensità, sempre rinnovata tra l'altro, perché ogni volta che si vedono i suoi quadri c'è sempre qualche cosa, qualche emozione in più, e quindi abbracci ha un significato, come diceva Anna, sarà perché ci si lascia, sarà perché ci si trova, e gli abbracci sono quelli che noi abbiamo individuato nel distacco tra la mamma e il bambino, quando la mamma doveva abbandonare i bambini, il proprio bambino, alla Pietà, per cui anche lì c'è un abbraccio tremendo di abbandono, nella speranza di un nuovo abbraccio invece di recupero in un momento futuro. Quindi gli abbracci fanno parte della vita di ognuno di noi, con varie sfaccettature, con vari motivi, però gli abbracci sono fondamentali, quindi noi siamo molto molto contenti. E mi dicevano, oggi manca una persona, perché anche lei è malata a Milano con 38,5 di febbre, che è Patrizia De Micheli, che è la presidente dell'associazione Amici, acronimo, quindi insomma tutte le lettere puntate.
No, no, non amici e non amici di Maria De Filippi, naturalmente. Ed è una persona di grandissima umanità, di grandissima simpatia, che si è, che è stata il trade union tra l'artista, la famiglia dell'artista e la Pietà. Ed è andata la scorsa settimana a Matera, perché anche a Matera è stata richiesta la, la mostra di Safed, naturalmente non per sei mesi, però per passare, perché è la città simbolo adesso della, dell'arte, e quindi sarà lì e poi anche in, in molti altri posti, tra l'altro, sia in Italia che nel mondo, e noi siamo fieri di essere stati i primi a farlo conoscere al pubblico, insomma, a un certo tipo di pubblico in modo molto, molto esteso. Ecco, io non so se vuoi dire qualcos'altro, oppure se intanto se vogliamo interrompere, se ci sono delle persone che vogliono chiedere qualcosa, delle domande, siamo, siamo qui, anzi lei è qui perché io ho già parlato abbastanza, quindi rivolgete pure delle domande se, se siete di curiosità, se possibile approfondire un po' il rapporto con il sacro. Con il sacro. Con il sacro. Con il sacro. A prescindere dalla rappresentazione, no? Comunque la sua pittura, per questo forte pathos, diciamo che esprime sempre qualcosa di spirituale. Comunque, no? Ecco, era qualcosa che c'era già prima, perché appunto noi non possiamo confrontarci con le immagini del passato, o è stato... è stata una scoperta o comunque una necessità che è emersa strada facendo o addirittura è stata una svolta nella sua arte, è stata una svolta passare per un esilio. Sì, assolutamente. Prima c'era l'avevano messo dentro una corrente che si chiamava realismo poetico. E come dicevo prima, erano dei paesaggi, c'era anche lì una buona parte spirituale, però ecco, attraverso delle cose inanimate, attraverso... E poi c'è anche il ritorno a quello che aveva studiato, quindi il ritorno ai maestri, il ritorno al... Forse il fatto di vivere questa esperienza si è detto no, ce la devo assolutamente fare, quindi devo tornare lì, mi ero prefisso degli obiettivi, raggiungere i miei maestri, e quindi quando si vive un'esperienza un po' forte così di non so se ce la farò, non so se... Invece prima era tutto tranquillo, viveva una vita tranquilla, si era adagiato, e forse anche la... in qualche modo è uscita fuori una buona cosa per la sua arte, però non è stato semplice viverlo, quegli anni lì sono stati molto difficili. Ma spero di aver risposto. Perché l'anno scorso sono stata alla Pietà, sì. È una cosa emozionantissima, cioè ti sconvolge proprio. Sì, in tanti sì, no? Sono rimasti. Poi no, non è... Sono delle emozioni che si vivono un po' per sé, non sono delle mostre sensazionali, non è che vuole fare sensazione. Penso che le persone l'hanno vissuto così, in modo giusto, non è stato... Ecco. Qualcun altro vuole chiedere? Prego. Mi complimento per l'incisività del segno e la straordinarietà dei colori. Il fatto di dipingere sui giornali mi ricorda Mimmo Rutella e poi un altro pittore con Pietro, si chiamano i dilettanti, che era un mio collaboratore che dipingeva sui giornali, in particolare sul Gazzettino. Lui da che anno ha cominciato a dipingere sui giornali? Ma i giornali sono qualcosa che, come vedete, quando si fa l'incisione, per esempio, si usano molto i giornali per pulire, quindi è una materia che è sempre presente nello studio di un artista, di un incisore. Quindi ha sempre fatto molto collage, però non erano per forza i giornali.
il fatto di lui ha molto vissuto la guerra in Bosnia a distanza, quindi attraverso giornali e attraverso la radio, non tanto la televisione, cercava di non, però e da quel momento ha cominciato a utilizzare proprio questa materia, materiale fotografico, i titoli anche, perché anche i titoli tornano, sì, tornano spesso, e ha cominciato come se voleva fissare quel momento lì, sì. E, ci sono molti quadri dove ha messo in piccolo, ci sono per esempio la fuga di Srebrenica, c'è un quadro che rappresenta le persone che stanno fuggendo con carriole, con delle persone ferite, sì, con bambini, e quello è un grande quadro, però lui in basso ha messo la foto di quella scena da dove è partito, poi lui ha aggiunto delle cose, ha mischiato degli eventi, però era per dire è successo veramente, perché c'è la foto della stampa, ah, ecco. E quindi è un... Sì, sì. Se no usa i giornali, li usa anche solo come macchie, perché non comincia mai, possono essere anche pagine di libri, sono delle pagine scritte, insomma, ma lo usa come materia, non comincia mai un quadro con un foglio bianco, con una superficie bianca, ha sempre bisogno di prepararla. Questo, guardando questi bozzetti, ma anche alcune delle immagini che scorrono, mi colpisce molto l'utilizzo di un colore tutto molto particolare, che è il bianco, che è, tra l'altro, in maniera magistrale. Quindi le domande erano: uno, se è comunque un tratto che è solo di questa produzione, o se è invece un amore suo. Ma è il suo. Torno sempre a. Penso che Venezia ha giocato molto lì, la luce di Venezia, la luce di... e cercare di dipingere la luce. Noi vediamo sì del bianco sui quadri, ma in realtà è il suo modo di cercare di dipingere la luce. E penso che sia, sì, è successo a Venezia più che altrove. Infatti l'insieme di Teleri più grande, che fa parte del ciclo pittorico di Exodus, rappresenta un barcone con tutte queste figure, appunto, che forse sarà dopo, casomai potete prendere anche dei pliant, e questo piccolo in alto rappresenta questo barcone con tantissimi personaggi, il papà, i bambini, la mamma, e c'è questo grande bianco che proprio li caratterizza tutti, e insieme a questo bianco c'è questo fil rouge che passa tutte le opere di Safezieck, che le unisce tutte quante, come un filo proprio, che è un filo rosso che le passa tutte, e il bianco effettivamente si trova in tutti e due questi cicli pittorici, soprattutto probabilmente perché è l'impatto visivo più grande in questo barcone del ciclo di Exodus. E poi, casomai doveste essere interessati, alla Pietà ci sono i cataloghi, quindi chi dovesse passare può acquistarlo, perché vale veramente la pena. E una curiosità, durante sia le inaugurazioni che sono state fatte alla Pietà, sia anche a Roma, è sempre stato presente il sindaco di Sarajevo, che ha fatto molte, diciamo così, avance a Safet, perché vorrebbe che lui tornasse in patria, e in modo più incisivo di quanto faccia adesso, perché lui chiaramente adesso è libero di poter tornare quando vuole, però è diventato una specie di monumento nazionale, ecco, quindi l'ha detto molte volte anche a me personalmente, il sindaco, che vorrebbe che appunto Safet tornasse lì. Succederà? Cosa ci possiamo aspettare? Hai qualche curiosità? Sindaco, abbiamo un sindaco, e lui è adesso sarà un anno e mezzo, sì, che è molto giovane, più giovane di me, ha un rapporto molto bello con Safet, perché lo ascolta, insomma, è per quello che lo vorrebbe avere sempre lì, è molto seguito a Sarajevo, cioè
interviene nei giornali, scrive delle lettere aperte, cerca di, perché la situazione lì non è che sia migliorata, anzi, sono solo peggiorate le cose, sì. Voglio dire, c'era la ex Jugoslavia, poi adesso c'è la Bosnia, questo piccolo paese, non è, gli accordi di Dayton e tutto non è stato molto aiutato, non è un paese che esiste veramente, c'è un governo a tre teste, insomma, non vanno bene. Per quello c'è un impegno da parte di Safet di tornare spesso lì, di seguire l'attualità. Il fatto è che per quello a Venezia può lavorare, perché quando è lì è molto preso da altre cose. Sì, è molto preso da altre cose, è molto. Certo. Lucia, sì, parlava di tutta la produzione che aveva fatto prima dello scoppio della guerra. Adesso che ogni tanto torna, ha saputo dove è andata a finire la sua? No, per fortuna la sua produzione è rimasta nel suo studio. Che, sì, sono stati subiti dei danni, ma la maggior parte delle opere sono state conservate bene o male. Quello che ha perso è tutta la produzione, perché il suo studio di incisione era in questo piccolo villaggio, questo piccolo villaggio è stato distrutto e lo studio è bruciato, e quindi tutte le incisioni sono, anzi siccome si incide su metallo, queste lastre sono sparite semplicemente perché non potevano bruciare. Quindi, e non sono mai state ritrovate, quindi ha perso una ventina d'anni di incisione. Ecco. Vediamo la Nike qui, sì. Che anche questa è un'opera. Sì, questo è un pezzo della sua produzione ultima, diciamo, questi siamo nel 2016, e che è un po' più gioiosa. Siamo sempre nel bianco. Ha ripreso la scultura della Nike di Samotracia, che ha sempre ammirato, che ha dipinto in alcuni dei suoi quadri, ma come scultura. Ha dipinto negli anni 70, ha dipinto dei giardini e la metteva come se fosse una scultura in un giardino. E quindi adesso è tornato a questo tema del corpo della donna con un velo. E qui vediamo che ha lavorato con un fotografo, perché ha cercato di ricreare con un corpo femminile, con un vero corpo femminile, quella posizione. Infatti l'ha trovata, sì. Perché poi sì. Si vedrà, perché è bellissima. E dicevamo prima che non ha solamente fatto corpi appunto cose che abbiamo visto finora, abbiamo parlato anche di alberi, e lui ha dipinto degli alberi favolosi, e come dicevo l'altra sera quando abbiamo fatto la diretta su Facebook, c'è una curiosità che mi piace molto, perché anche questa è una cosa che fa capire quanto questo artista sia stato scoperto anche da, diciamo, in un modo diverso da quello che possiamo fare noi. E a Parigi, tra l'altro vi dico, Anna abita a Parigi appunto con suo marito, la sua famiglia, le sue bambine, a Parigi, Parigi è tappezzata della pubblicità di un profumo di Hermès, l'ultimo profumo di Hermès, che ha come sfondo un albero dipinto da Safet Zeck, che è bellissimo, veramente un'intensità. Mi hanno chiesto, siccome il nuovo profumo di Hermès si chiama Un giardino sulla laguna, hanno pensato subito ci voleva qualcuno che dipingesse Venezia, certo. E lui l'ha molto dipinta, e il direttore artistico di Hermès si è ricordato subito di questo pittore che 10 anni fa aveva visto a Venezia. E quindi sono stata contattata 2 anni fa da loro, e quindi gli hanno chiesto di disegnare il packaging. Uh-huh. E poi in un secondo tempo hanno deciso di non usare questa immagine del packaging, perché, e hanno scelto un'opera degli anni 70 di Safet, e quindi adesso la vedrete, non so, sui giornali femminili, o ci sarà questa pubblicità. È un grande albero verde con una boccetta di profumo in primo piano. Bellissima.
E un'ultima cosa, che tipo di persone comprano le opere di Safed? Ci sono dei musei, ci sono delle istituzioni, o dei privati? C'è un po' di tutto. Ci sono degli ordini ogni tanto, ha fatto anche dei ritratti delle persone. E, sì, c'è di tutto. Io ho una abbiamo un piccolo spazio a Parigi che usiamo come... Abbiamo una collezione permanente di incisioni e mi capita anche a vendere delle incisioni a degli studenti, quindi sì, ci sono tutte le età e tutte le... Bello. Sì, vada. Allora, io direi che devi aggiungere qualcosa, qualcos'altro. Avete delle altre domande? Prego. A Venezia questo studio si può visitare? Sì. Ah, e dove si trova? È San Francesco della Villa. Ah. Forse c'è anche l'indirizzo su queste? No, però non so. Sì. Sì. È in una calle e... Comunque ti lancio. Sì, ma loro lo conoscono, quindi basta chiedere, perché credo proprio che lo conoscano tutti ed è un'esperienza da fare, questo sì. Ecco, allora io chiuderei questa bellissima parentesi, penso che sia stata formativa e interessante per tutti e ringrazio Anna Zec, le chiedo di trasmettere i nostri ringraziamenti e un saluto particolare a Safed che tornerà, spero, nei prossimi giorni e che quindi naturalmente sarà presente alla Pietà per... Poi tra l'altro verranno organizzati anche degli incontri culturali all'interno della chiesa proprio sempre per far conoscere l'artista ma anche i motivi, gli argomenti e le varie cose che girano intorno alla sua produzione artistica e quindi eventualmente ne sarete messi a conoscenza. Quindi grazie molte, grazie intanto. Grazie.